fa vedere, no. Proviamo a vedere se si lega un po'. Ma come lo leghi? Ci fai un nodo? Cioè, sì, boh. Sì, facciamo un nodo. Beh, è partita bene la giornata, dai. Si è già rotto il reggiseno. E il miracolo accaduto oggi è che io, Bari, Erika, Dave, abbiamo tutti il giorno libero contemporaneamente e possiamo decidere di andare dove vogliamo. Per celebrare questo miracolo inaspettato abbiamo deciso di andare a Bologna. Quanto ci è costato il parcheggio, hai detto? Non l'ho detto. Quanto ci è costato il parcheggio allora? 2 euro? Il mercato del pesce. C'è la pescheria qua. Sono un po' chiusi. Secondo me è che è tutto chiuso, sì. Devo mangiare su. Se venite qui a Bologna, un posto che non potete perdervi è il mercato delle erbe. Per una sosta, per un momento di ristoro o anche solo per apprezzare un bel luogo. Non è particolarmente grande come dimensioni, ma si rimane colpiti anzitutto dai profumi di cibo che senti entrando, qualunque genere di cibo, un miscuglio di generi diversi che però è tutto tranne che sgradevole, anzi. Se poi avete voglia di fare una piccola sosta, di mangiare qualcosa, e non siete come me amanti dei ristoranti raffinati, ma del cibo sincero che si prende in un angolino di un piccolo locale, di un bar, allora sicuramente amerete come me questo posto. Andiamo a fare un giro? No, siamo qua, è bello qui. Tutto il giorno qua? Sì, sì. Ah, però allora se devo stare qua tutto il giorno mi metto all'ombra. Andiamo verso il centro! No, non è il parcheggio che c'è davanti. Assolutamente no. Ma c'era questo... Non sei per niente un piccione viaggiatore col senso dell'orientamento. No, guarda, c'era questo muro qua, di questo castello. No. Questa dietro di me è la Basilica di San Petronio. Sono riuscito ad entrare, non ho fatto né foto né video dell'evento perché ti chiedevano 2 euro di diritti per fare, prendere qualunque immagine della basilica. Ti davano questo braccialetto che ti autorizzava a fare delle riprese o delle fotografie e io sinceramente non la trovavo una spesa valida, dal momento che filmando e mostrandovelo spero di invogliarvi a venire, perché effettivamente è un luogo stupendo e non capisco perché io debba pagare quindi per fare una cosa che poi porta potenzialmente visitatori, turismo e quindi gente che poi qui a Bologna ci spende dei soldi. In secondo luogo ho dovuto prestare la mia felpa alla Mari perché aveva la schiena scoperta e anche lì non mi è chiaro perché se dovesse esistere un Dio creatore ci si debba vergognare della schiena delle donne. Se esiste un diocatore l'ha creata lui, quindi perché nasconderla? E in ultimo luogo, cronologicamente ma non per valore, era vietato indossare cappelli all'interno della chiesa. E questo mi urta molto. Ah, vabbè, scherzo. Però per tutto il resto ero serio. Le ragazze hanno fame, specialmente quella ragazza lì, questa qua. Allora stiamo cercando un posto dove mangiare, ma siccome a nessuno di noi piacciono i ristoranti stellati dove ti danno quelle micro porzioni e assaggi, allora ci stiamo un po' allontanando dalla zona centrale per cercare un locale un po' più rustico.
una cappelleria. Dove fanno i cappelletti? Sì. Gli anolini, siamo a Bologna, insomma. Certo, tortellini. Tortellini, ecco, sì. Malcontenti, qua dobbiamo andare in giro a Trieste. Ah, siamo sicuri di voler mangiare in una via che si chiama Malcontenti? Va bene qua? Ha giudicato? Giudichi volendo. Ha giudicato. Il famoso couscous bolognese. Difficilissimo di toro fuoco. Io so. Abbiamo finalmente mangiato, siamo pieni come delle uova e nonostante questo Dave sta guardando, ma con la partecipazione di tutti, con l'accordo di tutti, recensioni su altri ristoranti e su posti dove andare a pranzare, perché è mezzogiorno, ci siamo riempiti di pizza e nonostante questo era l'aperitivo, ecco, giusto? Era l'aperitivo, non era il pranzo vero e proprio, il pranzo vero e proprio dobbiamo ancora farlo. Non sono malato. Ecco, nessuno qua è malato, nessuno è degente e quindi possiamo mangiare. Ho letto questa recensione di una piadineria qui vicino. Il primo commento è: ottimo aperitivo con consegna di strumenti utili da parte della sposa. Con consegna di strumenti utili da parte della sposa. E al che vorrei andare a scoprire che cosa è successo in questo frangente convivio, perché... Andiamo a mangiarci, subito. Io ci voglio immediatamente ad andare a mangiare, ma glielo dico anche, sono venuto qui a mangiare perché le recensioni hanno detto consegna di strumenti utili da parte della sposa. Ok, così ce l'hai anche tu adesso. Cosa? L'indirizzo. L'indirizzo? L'indirizzo. Dai, giretto per il mercato, poi andiamo in questa piadineria, io voglio la piadina con cudo, fontina e accessori della sposa. No, cos'erano? Attrezzi della sposa, li voglio nella farcitura. C'è il mercato, ma è quello piccolo. Quello grande occupa tutta la piazzetta qua. Si vede che non è la giornata. Ed è fighissimo. Mi pare un po' piccola in vita per te, ti stringe. Sembra un profeta di una setta americana, statunitense. Mi ci vedi a predicare il Vangelo nel Tennessee? Le camicie da coreana io le chiamo camicie da santuomo, perché mi danno quest'aria da antipapa eretico. Ha visto, anche se il mercato era piccolo, sono riuscito a fare degli acquisti bolognesi. Sì, vabbè, le camicie erano nepalesi, ma il Nepal non è molto distante da Bologna, no? È prima comunque della Riviera Adriatica, no? Tu per caso avverti un leggerissimo cicalio? Sento proprio niente. Lì, no, qui, guarda, qua, quattro posti. Che diceva esattamente la recensione? Adesso vado a recuperare la vacca lì. Calcolo che noi siamo venuti qui perché abbiamo letto una recensione stupenda che diceva che le piede erano buonissime e ti danno gli accessori della sport. Non so cosa significasse, ma c'era scritto così. Allora niente, allora gli accessori della sport. È stata una travisata. Siamo arrivati a distanza, la miseria. Io volevo sapere, nella caprese, non è chiamata quella all'italiana perché c'è una parte rossa, una parte verde e una parte bianca? Mozzarella bianca, pomodoro rosso. Il verde dov'è? Invidia. Una foglia di basilico. Non c'è verde. Arrabbiata. Credi che la vita è bella? Oddio, sto fondando. Non abbiamo trovato gli accessori della sposa, ma la piadina era fantastica. Buonissima.
pasta bolognese. Se volete pranzare, visto che abbiamo fatto solo una piccola colazione, io ci sto. E la seconda colazione? No. Ci stai pensando, di la verità. Di la verità. Cosa hai visto? È una mini mappa. Ah, sì, è vero, la mano è una mini mappa. È una mini mappa. L'ex ghetto ebraico non è da queste non parti? Non ho la più pallida idea, controllo. Come? Il ghetto di qua. Di là. Prenditi cura di me. E io sono temporaneo. Ho scritto sulla... Posso farti una domanda intima e personale? Oddio, sì? Certo. Perché il santo mi fa il dito medio? No, non sta facendo il medio, sta pensando e domandandosi se ne valga la pena o meno. Essere santi? No, di che cosa non lo so. Io penso, è indeciso, gli fa quella faccia lì da indeciso. Questo si chiama... Giovanni, signore, Giovanni. Si chiama laureato. Laureato. E quando ti laurei, che sia l'Università di Parma, l'Università di Bologna, di Canicattì... Questo dobbiamo censurarlo. Censuriamoci. Quando ti laurei fai questa fine qua... Sì. Quando ti laurei fai questa fine qua, ti metto una bella corona d'alloro e poi ti fa fare i numeri più assurdi in giro per la città in cui ti sei laureato. E quelli che te li fanno fare sono i tuoi migliori amici. Signori, sì. Fino al momento in cui ti laurei sono i tuoi migliori amici, dopo sono i tuoi peggiori nemici. Signori, Piazza Verdi, giorno di laurea, c'è solo il cappellaio calvo. Bellissimo. Ripetilo. Andiamo a Ferrara. Ferrara o Comacchio? Andiamo a vedere le anguille. Lì c'è il panino. Perché visitare Bologna? Innanzitutto perché è bella, ovunque ti giri c'è qualcosa da vedere, perché è vivace, perché è una grande città ma ha l'informalità e l'accoglienza di un paesino, perché è giovane, perché è innovativa, perché è tradizionale, perché è Bologna. Il prodotto culinario tipico di Comacchio è l'anguilla marinata. L'anguilla va marinata perché è un pesce grasso, è un pesce che comunque di suo ha un sapore fangoso, quindi la marinatura nella preparazione dell'anguilla è tutto, è molto importante. Un posto dove mangiare un'anguilla divina è la bottega di Comacchio, questa qua dietro di me. A livello di prezzi non è sicuramente il punto dove mangiare più economico della zona, anzi, ma il rapporto qualità-prezzo c'è tutto. Il tipo di marinatura che fanno qui, a mio parere, è il migliore della zona. Quindi anche se incontrate magari un prezzo più alto rispetto a tanti altri locali, Comacchio è chiamata anche la piccola Venezia. Sorge su 13 piccole isole che si sono formate dall'intersecarsi della foce del Po e il mare Adriatico.
bar Ragno non lo conosco, magari potrebbe anche essere il bar più bello del mondo, ma io non lo saprò mai, perché non ci entrerò mai. Niente contro i proprietari, né la gestione, né niente, è proprio... non posso, non riesco, motivi fisiologici. Si sono fatte le 8, è ora di andare a casa. No. No? No. Non si va a casa? No. Siamo stanchi, abbiamo caldo, siamo sudati, una doccia non ci farebbe male, eppure non abbiamo ancora tutta questa voglia di tornare a casa. Per cui andiamo... senti che profumo di salsedine. Oddio.